Riprendiamo allora con la parte 5 che è dedicata al concetto di pubblico dominio, una parte che a me piace molto e che immagino piaccia anche a voi perché parlando di beni culturali abbiamo detto che, tolto il caso appunto di beni culturali relativamente recenti, quindi i cui autori sono morti da meno di 70 anni, tendenzialmente dovrebbero essere tutti già caduti in pubblico dominio. Salvo quello che diremo in queste prossime slide, perché vi farò capire che il pubblico dominio io in una slide lo definisco una chimera, perché in effetti è un concetto molto chiaro, cioè il diritto d'autore a un certo punto finisce e ci sono delle situazioni molto, delle fattispecie molto, molto evidenti in cui il diritto d'autore non c'è, però in realtà saltano fuori sempre dei vincoli, sempre delle ulteriori scocciature che a volte sono semplicemente l'incertezza, no? Sul fatto che sia davvero in pubblico dominio un'opera, quindi nell'incertezza gli utilizzatori si astengono da farne utilizzi e quindi di fatto l'opera non è davvero in pubblico dominio, perché se tu per paura non la utilizzi o perché hai dubbi o perché non sai bene l'autore quando è morto, effettivamente il pubblico dominio c'è solamente a livello teorico nominale, ma poi nel concreto non si realizza. Vediamo. Ok, quindi riprendendo il discorso dal nostro schema orientativo, che è un po' appunto la nostra mappa di tutto il corso, di tutta la giornata di oggi, ho messo il focus su quel cerchio verde, lì dove parliamo appunto adesso di pubblico dominio. Il simbolo è già abbastanza indicativo, no? La C di copyright sbarrata, quindi la C di copyright che vuol cancellata, non esiste più un copyright. Per fortuna a un certo punto l'opera diventa libera da ogni vincolo. Quindi la versione semplificata del pubblico dominio, quella che può sembrare alla portata di tutti, è questa, no? Pubblico dominio, nessun diritto è più riservato, quindi nel copyright siamo abituati a sentir parlare di all rights reserved, cioè tutti i diritti riservati, nella situazione del pubblico dominio è no rights reserved, cioè nessun diritto più riservato. E quindi l'utilizzo è libero, senza condizioni, non devo pensare di chiedere permesso a nessuno. Salvo ovviamente l'asterisco, noi italiani, i francesi, gli spagnoli, cioè tutti quei figli del modello francese, hanno comunque i diritti morali d'autore, quindi l'autore, come abbiamo già detto, non te lo togli di torno proprio completamente e definitivamente, perché potrebbe esercitare sempre uno di quei 3-4 diritti che gli vengono riservati da legge, ma solo se vengono toccate questioni morali e reputazionali. In tutti gli altri casi l'opera è effettivamente di libero utilizzo, senza dover chiedere il permesso a nessuno, senza applicazione di condizioni. Ma se andiamo un po' più nel dettaglio, scusate, il pubblico dominio lo vediamo comparire in queste tre forme. Cioè, quindi in realtà il pubblico dominio può essere quello di cui noi abbiamo parlato finora, più semplicemente è il caso B, cioè quando un'opera che era in pubblico dominio a un certo punto cade, scusate, era tutelata da diritto d'autore, a un certo punto, scaduto il termine previsto dalla legge, cade in pubblico dominio. Ma esistono anche il caso A e il caso C, che interessano ovviamente anch'essi perché sono situazione di pubblico dominio al pari del caso B che abbiamo già conosciuto. E il caso A riguarda una fattispecie abbastanza ristretta nel diritto italiano, che sono i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Io lo chiamo public domain by law, perché? Perché è quella situazione in cui il pubblico dominio viene stabilito dalla legge by default, potremmo dire, cioè situazioni, tipi di opere, tipi di creazioni intellettuali che per loro natura vengono automaticamente messe in pubblico dominio anche prima che scada il termine dei 70 anni. E nel caso italiano è un caso abbastanza ristretto, che è quello del, vedete, articolo 5, no? Il quale dice appunto che non rientrano nella competenza del diritto d'autore, della legge sul diritto d'autore, i testi degli atti ufficiali. Ora posso vedere i testi di atto ufficiale dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. E quindi dobbiamo innanzitutto interrogarci su che cosa si intenda per atto ufficiale dello Stato e della pubblica amministrazione. E soprattutto fate attenzione alla diciamo, lettura della norma, con l'occhio del giurista, dice i testi degli atti ufficiali, quindi non tutti gli atti ufficiali. Quindi all'interno di un atto, pensate. Non so, un atto ufficiale che è chiaramente testuale sono,
le delibere di un comune, le delibere di una sovrintendenza, la sentenza di un giudice. Ecco, questo è un esempio che per noi avvocati è abbastanza noto, no? Perché noi quando facciamo un parere a un cliente oppure dobbiamo scrivere un articolo, cioè peschiamo da sentenze per sostenere la nostra tesi, capire come un giudice ha regolato un certo caso specifico, una certa fattispecie, no? Io quando devo citare la sentenza e mettere in un articolo, magari anche un pezzo molto, molto sostanziale, ma anche l'intera sentenza per fare un, che ne so, un commentare, una raccolta di giurisprudenza, non devo chiedere il permesso alla cancelleria del Tribunale di Torino o alla cancelleria della Corte di Cassazione, perché essendo testi di atti ufficiali, essendo un testo di atto ufficiale, cioè la sentenza di un giudice, la posso utilizzare liberamente perché lo dice già l'articolo 5. È in pubblico dominio automaticamente. E diciamo, il nome del giudice che l'ha scritta c'è, quindi non è un discorso che manca la creatività. Cioè, c'è attività intellettuale creativa perché c'è un essere umano, un giudice o più giudici che hanno scritto e sottoscritto questa sentenza, quindi si sa chi sono gli autori, se proprio vogliamo chiamarli così, ma in quel caso il giudice non è Mario Rossi, ma è il dottor Mario Rossi del Tribunale di Torino. E la sentenza viene emessa, tra l'altro, la sentenza è in nome del popolo italiano, quindi forse è l'esempio più alto di testo di atto ufficiale. Ok? Ci sono delle situazioni borderline in cui non si capisce bene se, no, tipo il piano regolatore di un comune contiene testi, ma contiene anche un sacco di immagini, rendering di nuove zone, di parchi. L'interpretazione della norma non si è mai capito, cioè molto, solitamente l'approccio della giurisprudenza dei giuristi su questa norma è molto restrittivo. La norma dice i testi e devono essere i testi. Per me, insomma, io sarei per un'interpretazione un po' più elastica e un po' più ampia. Quando si è parlato molto di open data, di open by default, rendere liberi i documenti delle pubbliche amministrazioni, anche alla luce di direttive europee che dopo vedremo sulla public sector information, spesso si è proposto di andare a ritoccare l'articolo 5, basterebbe scrivere, io ho anche fatto una proposta di testo, lo trovate sul mio blog, su come si potrebbe modificare l'articolo 5 per rendere libero tutti i documenti, e quindi non solo i testi di atti ufficiali, ma tutti i documenti che le pubbliche amministrazioni producono, diciamo, in ossequio di una loro missione istituzionale, no? Quindi, boh, cioè, gli orari degli autobus dell'azienda municipalizzata, dell'ATM di Milano, no? Capisco che sia una banca dati complessa, quindi non è un testo, però è un atto ufficiale che viene realizzato dal Comune di Milano, perché insomma, deve essere messo a disposizione del pubblico l'orario degli autobus, perché la gente sennò come fa poi a prendere gli autobus o le metropolitane. Quindi, come dire, non potrebbe, cioè, non ha senso pensare a un copyright su un contenuto, su una banca dati di quel tipo, su dei dati di quel tipo, perché comunque il Comune di Milano non ha un interesse a entrare in concorrenza con chi fa banche dati, cioè quindi non vende banche dati, e quella banca dati la dovrebbe comunque mettere a disposizione del pubblico perché fa parte della sua mission istituzionale in quanto amministrazione pubblica. Quindi si potrebbe molto facilmente risolvere il tema dell'open data, degli open data pubblici mettendo, aggiungendo 2 o 3 righe a questo articolo. Non è mai stato voluto, non si è mai voluto farlo, e hanno fatto un accrocchio discutibilissimo all'interno di un altro testo normativo che è il codice dell'amministrazione digitale, che vi citerò verso la fine del pomeriggio. In America hanno una versione molto più estesa di questo, in America intendo Stati Uniti, una versione molto più estesa, scusate, spegnete il microfono, molto più estesa di questo principio, cioè del public domain by law, cioè pubblico dominio stabilito per legge, perché nel Copyright Act americano si parla di, diciamo, si stabilisce che sono in pubblico dominio tutte le opere create da un dipendente dello Stato federale, del governo federale, nell'esercizio delle sue mansioni. Quindi è molta più roba, cioè qualsiasi, non so, le fotografie, i video fatti, non so, le fotografie del fotografo ufficiale della Casa Bianca, i report fatti dall'FBI, quindi con magari videoconferenze, banche dati, mappe, un sacco di contenuti che vanno automaticamente in pubblico dominio semplicemente perché sono realizzati da un
o da un ente federale o da un dipendente di un ente federale nell'esercizio delle sue mansioni. Okay? E noi una cosa così non ce l'abbiamo, quindi insomma è molto molto più restrittivo il nostro approccio. Torniamo poi al caso B per approfondirlo, no? L'abbiamo fatta semplice, quando scadono tutti i diritti privativi, ma ci possono essere delle fregature dietro l'angolo. Il caso di Anna Frank ci insegna, nel senso che il caso di Anna Frank, del diario di Anna Frank, è stato abbastanza emblematico perché nel gennaio 2016, se ve lo ricordate, cioè Anna Frank sappiamo tutti come è morta, quindi deduciamo anche quando sia morta, è morta nel 1945 e quindi i 70 anni della morte scadevano teoricamente, e sottolineo teoricamente, il 1 gennaio del 2016. E infatti nei primi giorni di gennaio del 2016 hanno iniziato a comparire sul web varie versioni in lingua originale del noto romanzo barra diario che abbiamo più o meno letto tutti al liceo. No? Morale della favola, pochi giorni dopo però sono iniziate a circolare lettere di diffida della Fondazione Frank e anche un comunicato pubblico che diceva attenzione, guardate che se continuate a far circolare il testo del diario noi cominceremo a fare causa, manderemo le lettere di diffida alle varie siti web, associazioni che stavano pubblicando il testo. E secondo voi provate a pensare dove fosse l'inghippo, non c'è bisogno che mi rispondiate, ma provate a pensare, no? dove poteva esserci diciamo il cavillo a cui la Fondazione Frank si stava aggrappando, che poi in realtà si scoprì che non era poi così un cavillo, perché per adesso sono ormai passati 7 anni, quindi 6 anni, quindi sta resistendo questo approccio, non è stato ancora messo in discussione. Il cavillo era che il diario di Anna Frank non è scritto solo da Anna Frank, ma è scritto a quattro mani con Otto Frank, cioè il padre di Anna, secondo l'impostazione appunto sostenuta dai legali della Fondazione Frank, avrebbe non solo dato le stampe, ma rielaborato e riorganizzato gli appunti trovati di sua figlia, il diario, in una forma narrativa più fruibile al lettore, quindi ha un ruolo di coautore, e quindi i 70 anni non partono dal 45, morte di Anna, ma partono addirittura dagli anni 70-80, che è morto recentemente, molto più in là, diciamo, negli anni, se ricordo bene, negli anni 70. E quindi hai voglia di arrivare, no, ai 70 anni dalla morte. Questo è un esempio, però, per dire che cosa? Che ogni tanto si può inciampare in questi problemi, cioè anche in un'opera letteraria come questa, con un'autrice così nota, arcinota, in cui basta andare su Wikipedia e sapere la sua data di morte, vedete che ci può essere l'inciampo. Pensate quanto può essere complicato quando noi dobbiamo utilizzare o considerare in pubblico dominio opere di autori molto meno noti, che non hanno una voce su Wikipedia, no? Non so, io sto raccogliendo nel mio archivio, ho delle foto di un fotografo che ha fatto magari anche delle opere interessanti, cecoslovacco, e io voglio fare un progetto di divulgazione su queste foto. E io questo qua non so quando è morto di preciso, più o meno riesco a collocarle in un periodo storico, ma non so se è morto nel 1978 o nel 1985. Quei 7 anni di differenza mi fanno la differenza, perché potrebbero essere quelli che mi fanno scattare o meno in pubblico dominio le sue opere, no? E se poi aggiungiamo che nell'esempio che abbiamo fatto prima della musica a volte si sovrappongono diritti di altri soggetti, quindi non c'è solo l'autore, ma nelle opere musicali che vengono poi incise su un supporto, quindi la musica come siamo abituati ad ascoltarla, su disco, su CD o su file MP3 e via dicendo, ha sempre un diritto di un fonografico, di un produttore, e i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, quindi devo considerare anche questo strato di diritti.
E poi, come vedremo, c'è il diritto sui generi. Queste cose le riprendiamo un po' dopo in un'altra slide, però per dirvi che anche il caso B, che è quello che sembra più semplice, in realtà non è così privo di problemi. C'è poi il caso C, su cui torneremo quando parleremo dopo delle licenze open, che è una situazione un po' più, diciamo, di nicchia. Che si verifica quando è l'autore stesso a liberare la sua opera in via definitiva e quindi rinuncia a tutti i diritti. No, noi vedremo dopo che con le licenze Creative Commons e con le licenze open in generale, l'autore dà una serie di libertà d'uso, di libertà di utilizzo sulle sue opere. In questo caso non dà delle libertà di utilizzo, ma rinuncia al diritto d'autore. Quindi utilizzando il CC0, che lo trovate lì, CC0 è una sorta di licenza, ma non è realmente una licenza, questa cosa, vabbè, per un giurista, adesso non insisto molto con voi, però per un giurista è fondamentale, perché un conto è dare una licenza, quindi io rimango titolare del diritto, ma ti sto semplicemente dando delle autorizzazioni. Altro conto, molto più radicale come scelta, è dire che rinuncio all'esercizio del mio diritto d'autore da qua per i secoli a venire. Ok, quindi è una scelta molto più radicale, ovviamente molto più libera, cioè un'opera in CC0 è libera da qualsiasi tipo di vincolo. Posso anche, se fossimo negli Stati Uniti, potrei anche non citare l'autore, cosa che da noi, ripeto, non ha molto senso perché abbiamo comunque il diritto morale, articolo 20, che lascia comunque all'autore la possibilità di chiedere sempre di essere riconosciuto come autore, quindi da noi il CC0, che è uno strumento nato negli Stati Uniti e poi importato qua da noi, funziona con un asterisco, diciamo, c'è un CC0 un po' più limitato, però ecco, è un modo per creare un pubblico dominio, possiamo dire, artificiale, no? Perché il pubblico dominio naturale è quello del caso B, è quello che arriva quando scadono tutti i diritti, no? Su un'opera. Il pubblico dominio artificiale è quello che l'autore, il titolare del diritto, crea applicando un disclaimer, una nota, una sorta di licenza che, come vi ho detto, non è tecnicamente una licenza, in cui dichiara di rinunciare al diritto. Okay? E quindi di fatto l'opera si trova in pubblico dominio prima che lui sia morto da più di 70 anni. No? Se io volessi rilasciare queste slide in pubblico dominio, lo potrei fare oggi, rilascio queste slide, le metto su Zenodo, su qualche repository, ci metto una licenza, ci metto, scusate, non una licenza, ci metto un CC0, il CC0, che è quel testo che poi vedremo. Da quel momento è come se io fossi, che quelle slide sono utilizzabili come se io fossi morto da più di 70 anni, ok? Come vi ho già accennato e come avete capito da quello che abbiamo detto, nel nostro sistema non è proprio così semplice però liberarsi dell'autore. Uno, perché ci sono i diritti morali, no? Creano un legame indissolubile tra l'autore e le sue opere, e quindi lui, ripeto, anche quando ha ceduto tutti i diritti, anche quando eventualmente avesse scelto un CC0, rimane collegato alla sua opera sul piano morale e reputazionale, può esercitare sempre quei diritti a cui non può rinunciare, essendo diritti della persona. Attenzione, no, nota no, no, non da poco, che questo concetto però vale solo per le opere che hanno un diritto d'autore pieno e non quelle che hanno un semplice diritto connesso, perché come abbiamo spiegato quando abbiamo parlato delle fotografie, le opere tutelate da un semplice diritto connesso non si portano dietro i diritti morali, perché sono opere che già di per sé hanno un livello di carattere creativo minore, l'impronta, la personalità dell'autore non viene trasmessa nell'opera e quindi si perde quel legame morale, reputazionale, personale di cui abbiamo parlato. Poi, secondo caso, nel nostro ordinamento la cessione esclusiva e perpetua dei diritti non è prevista. Quindi è difficile che, anche se purtroppo nei contratti ogni tanto qualcuno ci prova, ma nel nostro ordinamento non è ben vista, non è vista di buon occhio una cessione, perpetua, cioè il contratto di edizione in cui io dico, ah, rinuncio, cedo i miei diritti da qua per i secoli dei secoli, non può stare in piedi perché c'è una norma che. Nella parte sulla legge sul diritto d'autore, articoli 118 e seguenti, sui contratti di edizione, che dice che chiaramente il contratto di edizione può durare al massimo 20 anni. E
E da lì deduciamo anche tutti gli altri contratti di cessione di diritti di opere che hanno un diritto d'autore in senso pieno, anche lì l'autore difficilmente può liberarsi per più di 20 anni dei suoi diritti. E quindi a un certo punto scadono, il contratto di cessione scade, quando è scaduto il contratto di cessione, i diritti tecnicamente tornano al loro titolare originario, che è l'autore, se è ancora in vita, oppure i suoi eredi, i suoi aventi causa, come si dice più propriamente. E quindi se l'editore, ad esempio, ha ancora interesse a pubblicare, a diffondere quell'opera, deve ricontrattualizzare l'opera. È una situazione, capisco che sia scomoda, quando si è dall'altra parte è molto scomoda. Quando si è nel ruolo di utilizzatori, editori, curatori di opere e dobbiamo, ad esempio, digitalizzare delle opere che abbiamo in archivio e che abbiamo pubblicato noi, magari negli anni 60-70, nel momento in cui li digitalizziamo, dobbiamo chiederci se i contratti sono ancora in vigore. E attenzione, se sono contratti molto vecchi, anche se il contratto, cioè, allora, anche se siamo nell'ambito dei 20 anni, ma magari all'inizio degli anni 2000 non ci si pensava, l'attività di digitalizzazione non veniva contrattualizzata, cioè nei contratti di cessione non si prevedeva quell'attività, perché all'epoca non ci si pensava, no? Le case editrici non facevano gli ebook magari all'inizio degli anni 2000. E ne consegue che anche se ho ancora il contratto, in realtà la digitalizzazione non è stata contrattualizzata, quindi devo comunque ricontattare l'autore per farmi dare questo permesso. E quindi insomma è una situazione abbastanza scomoda ed è però molto connaturata al nostro ordinamento. Noi siamo in un ordinamento di diritto d'autore dove, quindi non di copyright come gli americani, dove è messo al centro il ruolo dell'autore, il quale ha sempre appunto la possibilità di controllare in qualche modo che cosa si sta facendo della sua opera. Terza situazione che volevo mettere in evidenza, l'autore è sufficiente, ecco, qui siamo su un piano probatorio, cioè nell'eventualità di una disputa, di una causa, l'autore è più o meno sempre in una posizione agevolata, a livello proprio probatorio, cioè l'autore ha sempre l'onere della prova, fra virgolette, a suo favore. Perché? Perché a lui basta dimostrare di essere l'autore. Una volta che è dimostrata, a volte è dimostrata anche da fatti concludenti, dal fatto che insomma tutti riconoscono che quel libro è di Tizio, è di Caio, quindi lui non deve nemmeno fare tanta fatica. Sono tutti gli altri che devono dimostrare, cioè tutti gli utilizzatori, gli editori, i curatori, chi fa gli archivi, chi fa le banche dati, devono dimostrare di aver ottenuto una prova con forma scritta, perché l'articolo 110, legge sul diritto d'autore, appunto, prevede che il trasferimento di diritti esclusivi sia effettuato in forma scritta. Quindi bisogna sempre avere quel pezzettino di carta, o anche forma scritta in realtà non è necessariamente un pezzo di carta, ma può essere anche un'email, può essere anche appunto la scansione di un documento, anche un video in cui l'autore dichiara di cedere il diritto, ma deve esserci una prova in qualche modo tangibile. No, il video no, perché è forma scritta, dice, quindi è vero, no? Il video, con l'esempio del video non funziona, deve essere forma scritta. Quindi tutti quei casi in cui ci manca la prova, siamo quasi sicuri che l'autore non abbia nulla in contrario, però non ce l'ha mai messo per iscritto, sono tutte situazioni rischiose. Perché? Perché gli autori sono simpatici e amici finché a un certo punto a qualcuno gira diversamente, magari per questioni economiche, perché uno si accorge, l'autore si accorge che su quell'opera che ha scritto 30 anni fa c'è ancora interesse, quindi può remunerarsi, e quindi vi viene a bussare e dire: ma come? Ma voi state utilizzando ancora quel mio libro, ma non ci siamo più accordati. Quindi state attenti a questa situazione, anche quando pensiamo di avere tutti i diritti, aver acquisito tutti i diritti, bisogna averne anche prova scritta, traccia scritta. Se non ce l'abbiamo, siamo in una situazione debole nei confronti dell'autore. Questa è la chimera del pubblico dominio che vi stavo citando prima, è un'immagine della chimera da un vaso greco. E questi sono, io li ho chiamati nemici del pubblico dominio, no? Li abbiamo già visti, però in questa slide li mettiamo bene a fuoco perché riassumiamo un po' le cose che abbiamo già detto, no? Innanzitutto incertezza sulla sussistenza dei diritti. Boh, c'è un copyright, non c'è un copyright, quell'opera è tutelata, non è tutelata, è una fotografia creativa o non creativa, no?
classico esempio di incertezza, quindi mi devo, non so, mi costa, devo far fare una perizia a un avvocato, devo far fare un parere a un avvocato, a uno come me, io faccio questo di mestiere, per farmi dire se queste 5 foto che voglio pubblicare sono da intendere creative o non creative. Però l'avvocato mi costa. E magari mi costa di più di quello che mi costerebbe pagare la licenza per delle altre foto. E quindi alla fine mi vado a prendere altre foto. Ok? È la situazione in cui magari quelle sarebbero in pubblico dominio, però per averne la certezza, per farmelo dire da un avvocato, questo mi viene a costare, allora rinuncio. Quindi vedete che è la situazione in cui l'opera è molto probabilmente in pubblico dominio, ma io per una questione di incertezza non lo utilizzo. Anche incertezza sulla titolarità dei diritti, cioè so che l'opera, no, scusate, non so dire se l'opera è in pubblico dominio o meno perché non so di chi è, non so chi è l'autore, non so se ci sono più coautori dietro, vedete il caso di Anna Frank, e quindi nel dubbio anche lì mi astengo. Esiste un diritto sui generis, cioè il diritto sui generis sulle banche dati che abbiamo già un po' citato e che poi riprendiamo, come abbiamo detto, copre, e come diremo meglio dopo, l'estrazione di parti sostanziali di questa banca dati. Se io faccio una banca dati di opere in pubblico dominio, ho creato, come vi ho spiegato prima, uno strato di diritto su cose che sono invece libere. Quindi l'esempio delle sentenze è abbastanza classico, no? Io sono un avvocato, sono abituato a utilizzare banche dati di sentenze o anche di leggi, anche di testi normativi. Lì c'è legittimamente un diritto di colui che ha fatto la banca dati, che solitamente sono case editrici specialistiche che si occupano di questioni giuridiche, non le conoscete più o meno. Sono tre o quattro grandi nomi che fanno solo pubblicazioni per avvocati e commercialisti. E queste si fanno pagare a fior di soldi per avere l'abbonamento, per comprare il DVD-ROM con la banca dati. Ma dentro ci sono opere di pubblico dominio, cioè ci sono sentenze, ci sono leggi, quindi sembra un controsenso, no? Però in realtà, cioè, loro ti stanno vendendo, loro esercitano un diritto sulla scatola, non sul contenuto. Ma visto che il diritto sui generis agisce anche sull'estrazione, va a finire che in un certo senso vai a vincolare anche il contenuto, nonostante il contenuto sia di pubblico dominio. Ok? Quindi altra situazione in cui qualcosa che ci sembra di pubblico dominio, di fatto poi non lo è, no? Io voglio fare un lavoro, pubblicare sul mio sito 100 sentenze perché sto facendo un'attività di sensibilizzazione su, che ne so, tutte le sentenze in materia di immigrazione, perché sto facendo un progetto di sensibilizzazione su questo tema. Cosa faccio? Compro l'abbonamento della banca dati di Sole 24 Ore, di Giuffre o di qualcun altro, e tiro giù 100 sentenze, le pubblico sul sito, mi fanno causa. Perché comunque ho fatto un'estrazione di parti sostanziali di banca dati, anche se le sentenze sono di pubblico dominio. Quindi vedete che altro modo per aggiungere dei vincoli ulteriori rispetto a quello che dice il diritto d'autore. Cioè, diciamo, abbiamo trovato un ulteriore nemico al pubblico dominio. Altri vincoli, quelli contrattuali, cioè i termini d'uso di siti web e piattaforme. Noi quando carichiamo un contenuto su una piattaforma, stiamo accettando più o meno esplicitamente le regole di quella piattaforma. Quindi io mi faccio il mio account Instagram, in cui voglio pubblicare solo immagini di pubblico dominio, le carico e dico: vabbè, gli utenti poi vanno lì e le trovano in pubblico dominio. No, cioè, o ni, nel senso che le immagini sono di pubblico dominio, ma poi io vado a leggere i termini d'uso di Instagram e mi dice che mi aggiunge tutta una serie di limiti, di vincoli. E gli utenti che vengono a trovare le foto, a cercare le foto e a usare le foto sul mio profilo Instagram o Facebook devono accettare quelle regole perché stanno giocando al gioco, allo stesso gioco a cui sto giocando io, che è quello dei social, delle piattaforme. Quindi anche lì state molto attenti. Ad esempio, caricare un video su YouTube non mi permette di aggiungere la dicitura pubblico dominio. Io quando carico un video su YouTube ho due opzioni: o la licenza standard di YouTube, che è quella scritta da Google, oppure la licenza Creative Commons BY, l'attribution, quella più libera, che oggettivamente è molto libera, è quasi simile a un pubblico dominio, perché l'unica cosa che mi viene richiesta è di citare la fonte.
Però ecco, il pubblico, l'opzione CC0 non esiste. Altro punto, presenza di altri vincoli, ad esempio la privacy. Tornando all'esempio delle sentenze, anche se le sentenze sono testi di pubblico dominio, però le vicende che sono raccontate nelle sentenze non sono di libera diffusione sempre, perché se io sto facendo, esatto, quell'esempio che facevamo prima, un progetto sull'immigrazione, voglio pubblicare le sentenze, ma poi devo ricordarmi di togliere i nomi degli imputati, i nomi delle parti in causa, tutto ciò che viene coperto dalle regole della privacy, quindi diciamo tutelare le persone fisiche che sono citate, non le società, non le fondazioni, perché non c'è privacy su quei dati, ma le vicende, se riguardano persone fisiche, quindi nomi, cognomi, codici fiscali, gli indirizzi. Okay. I dati sanitari, cioè sapere che tizio è stato bloccato alla frontiera perché aveva un virus particolare, ok, quindi tutte cose che conosciamo benissimo ormai. E quindi vuol dire che se io ho tutte queste belle sentenze, non solo ho un vincolo di quello che abbiamo detto prima, di estrazione da una banca dati, ma devo anche accertarmi che in quelle sentenze siano stati tolti tutti i nomi, e questo ha un costo, e a volte quindi mi blocca. Okay, quindi non le metto fuori in pubblico dominio perché non so se sono state ripulite dai vari dati personali. Infine, presenza di altri vincoli, ne abbiamo già parlato, il diritto di riproduzione sui beni culturali, il nostro caro amico articolo 108 e anche 107 codice dei beni culturali, quindi un diritto che non ha nulla a che fare col copyright, ma si comporta, diciamo, ottiene lo stesso risultato, ottiene lo stesso effetto del copyright di vincolare le produzioni, non in ottica di promuovere la creatività e dare un incentivo ai creatori, perché lì i creatori sono morti da magari 500 anni e il diritto d'autore non l'hanno mai visto nella loro vita, ma di promuovere, di tutelare gli enti che custodiscono e che gestiscono questi beni. No, che questo è il paradosso, forse questo non l'ho detto prima, cioè se noi mettiamo questo diritto di riproduzione sul Davide di Michelangelo, stiamo mettendo una sorta di copyright su una cosa fatta da Michelangelo, il quale il copyright non l'ha mai avuto. Questo sembra un controsenso, però è così. Cioè, Michelangelo non ha mai avuto il diritto d'autore sulle sue opere, perché non c'era il diritto d'autore nel Rinascimento. È arrivato molto dopo, e quindi il paradosso è quello, che lui non ce l'ha avuto, i suoi eredi non ce l'hanno avuto, però le gallerie dell'Accademia di Firenze sì. Vabbè,